Italian. Well, this afternoon we'll be speaking Italian. I'm not sure that my English would be more or less understandable than my Italian from people who don't know Italian, don't speak Italian, but in any case we will have some slides in English, and from tomorrow morning we will start again with the English part of the workshop. Due parole innanzitutto per dire che abbiamo purtroppo oggi due assenze, perché il professor Segre, che fa parte del nostro network italiano dall'Università di Pavia, non è potuto essere qui, lo sostituisce però Dottor Giuseppe Mascherpa, che è addentro al lavoro che si fa a Pavia, quindi ci potrà presentare con altrettanta efficacia. E devo scusare anche la professoressa Meneghetti, che aveva accettato di assumere il ruolo di chair di questa sessione in quanto componente di una commissione che al Ministero si occupa di progetti FIRM. Infatti questo pomeriggio è dedicato alla presentazione dei risultati di un lavoro che abbiamo fatto negli ultimi 3 anni qui in Italia e che è in sintonia con l'insieme dell'organizzazione del progetto COST, che invece è partito qualche mese fa. Quindi in questa sorta di staffetta abbiamo pensato di collegare questi due momenti nelle giornate, in queste 3 giornate fiorentine. Quindi io vi darei subito la parola per poi svolgere anche un minimo questo ruolo di presidenza della sessione. E inizierei proprio cercando di dire due parole sulla... Sposto magari per avere accesso, allo schermo. E inizio dicendo qualche parola sul significato di questa duplice organizzazione, questo pomeriggio e poi i 2 giorni successivi. Sono un po' il risultato di una riflessione che i due organismi fiorentini, la SISMEL e la FEF, hanno compiuto da diversi anni sul problema dell'informatica e degli studi medievistici. Alcuni fra i presenti ricorderanno forse i seminari che si sono tenuti negli anni 90, allora con la collaborazione della IBM Foundation in Italia. Dopodiché, nel decennio successivo, con l'esplosione del web, è stato subito evidente che era necessario per le nostre ricerche, per i nostri database, utilizzare questo strumento e affrontarne i problemi e i vantaggi. Per affrontarli è nato appunto il progetto che oggi si conclude, è un progetto dedicato a una rete, una piccola rete italiana di istituti che avevano in comune l'obiettivo di sviluppare o creare ex novo database legati a manoscritti. E quindi in questi anni il nostro progetto, il nostro network ha contribuito alla, a quella riflessione che ricordava prima Agostino, con i 2 seminari, con i 2 incontri preparatori che poi hanno dato luogo al progetto. In sostanza l'obiettivo di fondo di entrambe queste azioni è la promozione di sistemi che siano efficaci per aprire la ricerca medievistica su testi manoscritti alle colleghi. Il punto chiave che vorrei enunciare fin dall'inizio e che hanno un po' guidato a livello molto generale questa nostra riflessione, questa nostra progettualità, potremmo dire che sono questi. Il primo è che l'informatica va concepita come una fonte di nuove possibilità, di nuove domande per la ricerca e quindi la condiziona lo sviluppo del nostro modo di fare ricerca, ma dobbiamo cercare di considerarla, continuare a considerarla uno strumento della ricerca umanistica e non viceversa. Il secondo punto è che la rete, il web,
impone quasi inevitabilmente una collaborazione tra soggetti e enti di ricerca su scala nazionale e internazionale. Tenendo presenti questi due temi di fondo, abbiamo cercato di centrare su di essi i lavori di queste tre giornate, in particolare applicandole alla tradizione manoscritta, a quello che è forse lo specifico più proprio della cultura medievale. Ora, nel corso di questi ultimi anni, il panorama anche italiano, tornando adesso allo scenario italiano, il panorama italiano delle applicazioni web ai manoscritti si è molto evoluto e si sta tuttora evolvendo. Potrei citare, dal punto di vista del Ministero, dell'autorità pubblica italiana, almeno i due principali progetti, cioè il censimento dei manoscritti delle biblioteche italiane online, l'ANUS, e poi la digitalizzazione dei manoscritti del fondo antico della biblioteca laurenziana, svolto a quest'ultimo progetto con la collaborazione della SIPI. Ma nonostante questi non sono due esempi tra i moltissimi esempi, che però non hanno fatto perdere di attualità, anzi al contrario, l'idea della nostra rete, della nostra piccolo network italiano, che risponde in primo luogo all'esigenza, come accennavo prima, di mettere in primo piano le esigenze della ricerca sui manoscritti come veicolo di testi, come veicolo di cultura, più che come oggetti del patrimonio culturale. Non è un caso che questo progetto sia stato finanziato dal Ministero della Ricerca Scientifica, questo e non dal Ministero dei Beni Culturali, che in Italia sono due amministrazioni diverse e indipendenti. Anche per questo i centri, le unità di ricerca del nostro network, oltre alla Fondazione Franceschini e alla Silvia, sono tutte di ambito universitario, a sottolineare questa centralità della ricerca e delle esigenze della ricerca applicata ai manoscritti. L'insieme della nostra rete ha messo in comune le esigenze e le prospettive di un numero importante di database legati ai manoscritti. Alcuni sono quelli più storici dei nostri due istituti, della FEF e della SISMEL, a cominciare da quelli bibliografici come Medioevo Latino, come Medioevo Musicale, per venire a quelli che riguardano più la repertoriazione di autori e testi, come la Clavis Auctorum Latinorum, o come la Biblioteca Agiografica Italiana, dedicata a un settore specifico in lingua volgare, così come anche il repertorio dell'autore di poesia lirica attorno a Dante. Altri progetti riguardano più specificamente manoscritti, come ad esempio Canticum, dedicato ad un specifico settore della esegesi, fondamentale settore dell'esegesi medievale, e come Ricabim, che si occupa delle biblioteche medievali. Mi fa piacere citare qui, l'ho già ricordato la dottoressa Silva, Codex, che è questo repertorio promosso dalla regione toscana su tutte le biblioteche non statali. Questo insieme di database si è appunto collegato con una rete comune, con progetti di natura simile ma parallele, complementare. A Pavia, a Firenze, il progetto dei manoscritti datati, che è un progetto glorioso che preesisteva e che è approdato sul web, appunto si è sviluppato ulteriormente sul web nel corso del nostro progetto. A Pavia il progetto dedicato, questo è un new entry, un progetto creato per l'occasione, dedicato ai manoscritti francesi e provenzali copiati in Italia, un passaggio fondamentale della ricezione della letteratura volgare del Medioevo.
a Pisa i due progetti già preesistenti collegati alla tradizione della letteratura italiana online e in particolare alla bibliografia dei manoscritti in rivista, e infine a Lecce un altro progetto agiografico legato alle biblioteche dell'Italia. Ora non mi addentro, e ho citato forse anche troppo rapidamente queste sigle, ma ne parleranno gli altri relatori dopo di me. Mi concentro invece sul problema della ricerca trasversale, dei contatti fra questi diversi database, che poi è il tema centrale anche dei nostri lavori di questi giorni. È un problema che è affrontato in vari modi e pone questioni sia teoriche sia pratiche. Vi sono problemi di standard, vi sono problemi di interoperabilità fra standard diversi, ormai si tende a non parlare più in questi termini, ma a concentrarsi sul web semantico. Varie sono le prospettive. Noi abbiamo cercato di affrontarlo su due, il problema di connessione agli archivi, su due livelli. Potrei dire entrambi con l'attenzione di ottenere in modo empirico il massimo dei risultati possibili nel breve periodo, vista l'evoluzione delle tecnologie che fa invecchiare rapidamente ogni soluzione. Qui avevo anche una lista dei database che confluiranno prossimamente in Mirabile, ma forse ne parleremo quando ci saremo al prossimo workshop. E qui, scusatemi, mi sono perso i due siti che poi vedremo meglio dei manoscritti datati e prima. Come vi dicevo, quindi, due livelli, due ipotesi di ricerca incrociata. Il primo, il più semplice forse, creare un archivio che potesse integrare la maggior parte dei progetti. E questo sarà il secondo, un'ipotesi di invece meta motore di ricerca che abbiamo chiamato Tramonto. E vorrei dedicare brevemente qualche minuto a analizzare questo tipo di doppia presenza, di doppia azione. Mirabile, ecco, questo è lo sviluppo che abbiamo dato a Mirabile, cioè alla banca dati, al portale che era nato per la consultazione di Mel, della bibliografia delle lingue latine e dei suoi progetti strettamente collegati, e che si è adesso potuto aprire a un insieme di database, quelli latini, le sigle sono le stesse che ritrovavate prima, quelle italiane, un sottoportale di tipo agiografico che riunisce tre progetti di indicizzazione di manoscritti agiografici, e infine, per adesso isolato, il progetto MAFRA sui manoscritti francesi copiati in Italia. Sono database, ciascuno dei quali ha la sua propria configurazione, il suo proprio focus, ora la bibliografia, ora gli autori e i testi, ora direttamente i manoscritti, ma che ruotano tutti sulla stessa tipologia di dati, anche se molto variamente implementati e molto variamente, molto diversamente orientati a seconda degli interessi scientifici dei vari livelli. Quello che è il tratto comune, quello che è l'ossatura comune a tutti i repertori è appunto l'archivio manoscritti, che quale ci stiamo avvicinando alla cifra di 100.000, abbiamo tentato di farcela per questa data ma non ce l'abbiamo fatta, siamo arrivati poco sotto. E attraverso i manoscritti, ma anche all'interno delle singole sottosezioni, sono possibili ricerche integrate, ricerche trasversali dei vari database. E quindi possiamo accedere a master di ricerca in parti diverse per ciascuno di questi sottoportali, messo qui
l'Università di Firenze ci consenta di per ciascuno di questi sottoportali possiamo scegliere su quali dei database interrogare e lanciare ricerche che possono selezionare tutti i parametri interni riguardano specificamente i progetti italiani, ad esempio per la parte clinica questioni prosodiche, abbiamo elementi che riguardano la lingua dei vari testi, abbiamo una serie di specificazioni proprie all'interno però dell'interrogazione comune. Naturalmente nell'area agiografica troviamo dati relativi ai santi e ecco qui la lista è un po' più facile da aprire e possiamo quindi direttamente selezionare e interrogare i vari dati. Abbiamo poi lo stesso vale naturalmente per l'area francese dove attualmente c'è lo studio. Ora questa trasversalità è stata messa ulteriormente in comune per poter impostare delle ricerche che trasversalmente colgano tutti i risultati della ricerca. Quindi qui ovviamente con una maschera semplificata, con una serie di dati semplificati, ma è sempre possibile fare una ricerca full text, possiamo individuare un autore e ottenere risultati plurali, risultati differenziati da tutti gli archivi presenti nello stesso sistema. Se la rete, se ne è Fiorentina, ce la fa, dovremmo arrivarci. Cino è un nome che rinvia ad un autore di poesia lirica, Cino da Pistoia. Troviamo infatti una serie di risultati nel database italiani, ma è anche autore giurista noto alla bibliografia medio-latina e quindi possiamo poi accedere da queste singole, da questo quadro generale alle schede dei singoli progetti e individuarne anche la diversa tipologia, la diversa caratteristica. Ciò che mi preme sottolineare è questi più che entrare, ecco, siamo entrati, questi sono i dati del database italiano e quindi vediamo una descrizione dettagliata del manoscritto di lirica antica con l'indicizzazione di tutti i testi, tra i quali appunto quelli del nostro Cino da Pistoia. Ma tornando appunto ai risultati, nell'area invece latina potremo trovare una serie di indicazioni, una serie di schede che riguardano invece, l'autore latino. Questa pure potremmo forse approfittare per fare un altro tipo di ricerca. Abbiamo abilitato anche la ricerca per scrittura, Shelfman, in modo da poter avere trasversalmente a tutti i progetti di ricerca le informazioni che riguardano un tipo di fondo manoscritto, un singolo manoscritto, eccetera. E qui vediamo le risposte su un fondo fondamentale come quello Ashman. Riguardano naturalmente tutti i settori, abbiamo il manoscritto francese che nel database francese abbiamo gli elenchi dei vari database più importanti e come funziona con una visualizzazione che mette in evidenza i diversi gradi di elaborazione delle varie schede. Ora è chiaro che questo tipo
progetto, questo tipo di integrazione, è un'integrazione possibile soltanto per progetti molto simili, per progetti elaborati in un'area omogenea, per progetti che possono consentire un'interconnessione così stretta. E all'interno però del nostro progetto, del nostro network italiano, esistevano già database diversi che già operavano su siti diversi, per cui abbiamo dovuto ipotizzare un secondo livello di interazione, un secondo livello di ricerca incrociata, cercando di elaborare una funzione di meta ricerca, di ricerca trasversale, che oltre a ottenere i dati rapidi potesse accedere anche agli altri due database, sono quelli che abbiamo visto qui, cioè il manoscritto datato in Italia e la tradizione della letteratura. Questo sistema lo abbiamo chiamato Trame ed è un sistema, se vogliamo, ancora più semplificato, che consente però l'interrogazione simultanea all'interno del network di Trame. Qui l'accesso quindi è non solo a tutti i vari database che compongono Mirabile, ma anche a Codex, che è gira sul sito web diverso, ai due database di Trion e ai manoscritti datati. Non entro assolutamente nelle specifiche tecniche, ne avremo modo di parlare nei prossimi giorni, e vi farei soltanto vedere la tipologia di questi risultati, provando a cercare il nostro cuscino, sempre utilizzando una funzione semplice di ricerca. Ne abbiamo prevista anche una avanzata che sia limitata sempre a un certo numero di dati limitato, ma naturalmente più si va verso la complessità più diventa difficile ottenere risposte efficaci. Una risposta alla domanda Cino ci dà sia i dati di Rapide, ma anche quelli dei database che sono esterni da Mirabile, e tramite le segnature che risultano da questi database, con la possibilità di accedere direttamente alla scheda del database. Questa è la scheda di Codex, del manoscritto dove compare qui abbiamo anche il Codex, prevede anche la digitalizzazione di alcune immagini. Abbiamo un accesso diretto a dati che riguardano, questo è Trion, dove accediamo invece a manoscritti che riguardano un altro autore, un omonimo Cino e Cini. Abbiamo un quadro più, diciamo così, complicato forse, ma immediatamente il quadro della situazione all'interno dei database. Se proviamo a digitare, visto che qui va più veloce, proviamo a fare un altro esempio, prendiamo un santo, un nome evocativo come Barlan, che ha appunto referenze in tutte le lingue, non solo latino ma anche francese. Troviamo, oltre ai dati di Mirabile, anche un manoscritto a Cortona, troviamo i manoscritti datati, quindi anche qui con accesso a elementi che riguardano la vita di Barlan e Joseph Aquino in Padova, in Biblioteca Civica. C'è quindi una sorta di immediata indicizzazione dei contenuti dei diversi database che compongono la rete, e naturalmente qui troviamo poi anche quelli agiografici a partire da Pari e anche quello francese per una scheda relativa alla Biblioteca Nazionale di France. Quindi non entro nei dettagli, basta avervi mostrato come questo tipo di ipotesi, questo tipo di modello sia un modello che ha soddisfatto alle nostre esigenze di colloquio all'interno della rete.
tanto che abbiamo ipotizzato di farlo funzionare, di sperimentarne la funzionalità anche diciamo al di là della nostra rete, cercando di sperimentare, di fare alcuni test su siti diversi, selezionando ad esempio alcune biblioteche, la laurenziana che citavo già prima, o la americana British Library, alcuni archivi, e qui parleremo nei prossimi giorni, abbiamo potuto sperimentare la collaborazione con l'Istituto di Ricerca di Spazio Text, e anche, oltre a Mirabile, ad esempio, su alcuni portali che già riuniscono archivi diversi, ad esempio quello dell'americano USLA relativo ai manoscritti digitalizzati, ai manoscritti medievali digitalizzati. I risultati sono abbastanza incoraggianti, anche se ovviamente complessi, e possiamo provare a selezionare tutto insieme degli archivi connessi e a fare ricerche aperte, stessa ricerca e oltre ai risultati della nostra rete interna compaiono, dovrebbero comparire, anche le schede che si possono trovare, che possono diciamo essere individuate sugli archivi diversi. Vedete infatti che oltre alle schede, qui naturalmente c'è anche un parlante che è in realtà una biblioteca, ma è significativo questo perché troveremo anche questo dato, ad esempio, da Mediolo, dove c'è la stessa biblioteca con alcuni dati all'interno del database che costituisce l'ossatura delle banche dati degli RC. E abbiamo anche risposte dalle varie biblioteche che siamo riusciti, sia pure per adesso del tutto provvisoriamente, a far rispondere. Vedete la British Library, la Laurenziana, da dove si accede appunto a quella teca manoscritti di cui parlavo prima, cioè la digitalizzazione dei manoscritti della Laurenziana, e una scheda anche dal minimo catalogo online della Vaticana, una scheda da questo portale di UCLA, cioè quello dedicato ai manoscritti miniati, da cui si può accedere a un manoscritto di Polonini digitalizzato evidentemente attraverso il programma di digitalizzazione molto forte in Svizzera. E da qui poi, se non sbaglio, in questo modo si accede anche, si dovrebbe accedere alla immagine. Quindi un sistema che in qualche modo prefigura una possibilità, la possibilità cioè di un sviluppo ulteriore di questo modello per ottenere una trasversalità che non sia limitata a singoli networks, a singoli reti locali, ma possa accedere, diciamo così, al web in modo più trasversale, in modo più efficace. E questo sarà l'oggetto soprattutto dei prossimi due giorni, il nostro progetto italiano qui inevitabilmente si ferma, ma lancia, diciamo così, una possibilità, una disponibilità anche di sviluppo interessante ai nostri occhi a livello. Naturalmente questo percorso speriamo che costituisca, intende costituire ai nostri occhi una dimostrazione delle potenzialità che per la ricerca sui manoscritti offrono le nuove tecnologie, e insieme della nostra efficacia, della nostra disponibilità a mettere in gioco le nostre competenze su questo scenario. Dobbiamo dire, e lo dico apposta in italiano perché proprio in questa parte italiana, perché in questi giorni si stanno lanciando in Italia le domande per i prossimi finanziamenti triennali, e c'è un riferimento continuo a quello che è il programma Horizon 2020, mi sembra.
Horizon 2020, come sapete, è un programma che praticamente taglia fuori completamente le scienze umanistiche. È la strategia futura che l'Europa sta preparando per i finanziamenti e il sostegno alla ricerca. Tutto, ci stiamo già muovendo verso quella direzione, siamo già condizionati da quella direzione, e in quel documento non si trova praticamente traccia fra le linee strategiche degli investimenti europei per le nostre ricerche, per la ricerca genericamente di ambito umanistico. Credo che incontri come questo, azioni come COST, che occuperà i primi 5 anni, quei dei 10 che ci separano da questo traguardo del 2020, abbiano anche il significato e il senso di riuscire a modificare questa agenda e a dare un segnale della nostra volontà di presenza in ambito istituzionale europeo a favore di una cultura europea che non vuole rinunciare a leggere il proprio passato. E con queste parole io chiuderei l'intervento, lasciandolo aperto naturalmente a domande, discussioni, eccetera, forse alla fine di ciascuna delle due sessioni.